ci ricorda una giornata importante che a sua volta ricorda una giornata importante, un messaggio importante. È stato emozionante per noi quel giorno ricordare quello che è accaduto nella nostra città. Io lo dico spesso, anche qualche giorno fa in un'assemblea pubblica, normalmente quando si parla di migrazione si pensa a barche, imbarcazioni, navi che portano 100, 200 persone, qui ne arrivarono 20.000 tutto lo stesso giorno. Questa città ha dimostrato all'epoca di essere una città accogliente, lo è ancora, io sono convinto che lo è ancora. Quel messaggio che abbiamo mandato nell'etere quel giorno comunque ha emozionato un po' tutti, è stata una bella giornata e questa è una bella opera che la nostra città, credo che nei prossimi giorni, ve lo dirà dopo Ines, la nostra idea è quella di creare anche un percorso di opere d'arte nella nostra città. Questo, ci sono degli altri murales, l'idea è quella di arricchire i quartieri della nostra città di opere d'arte e di creare proprio un percorso, come accade in altre città, a disposizione delle tante persone che ormai vengono a visitare la città di Bari. Questa tra l'altro è una delle zone che si sta sviluppando maggiormente, avete visto in questi giorni che dopo la riqualificazione del lungomare, del waterfront, che ha fatto una ricucitura urbanistica sicuramente, ma anche sociale, perché se ci andate di sera trovate migliaia di persone sedute sul muretto e di fronte ci sono persone che portano la sedia da casa, perché non bastano le panchine, nemmeno il muretto lungo 2 chilometri, però troverete in questi giorni tante attività edilizie di ristrutturazione, quelle case o quegli edifici abbandonati stanno diventando piccole strutture ricettive, affittacamere, bed and breakfast, e quindi si sta sviluppando dal punto di vista turistico, quindi avere anche delle opere d'arte e creare un percorso virtuoso, culturale all'interno della nostra città sarà uno degli obiettivi di mandato che l'assessore competente sta seguendo già da due mesi. Grazie. Grazie. Procediamo un attimo. Grazie. Io nel frattempo ringrazio il sindaco invece, l'Ordine degli Avvocati è straordinariamente orgoglioso di aver partecipato a questo momento, il ricordo di una grande persona che era Enrico Dalfini, un avvocato prestato alla politica, prestato all'amministrazione, che ha saputo interpretare al meglio non soltanto la funzione di amministratore di politico, ma io a noi piace dire, qui con me c'è anche Giuseppe, che ne porta diciamo, l'eredità pesantemente insieme a noi, e ci piace sottolineare che Enrico portava al servizio di tutti la funzione sociale dell'avvocato. E quindi questa per noi è un'occasione straordinaria che il sindaco ci ha consentito per dimostrare che gli avvocati non sono soltanto quelli che diciamo, servono per la funzione giurisdizionale, ma con un perimetro molto più ampio vogliono diventare compartecipi della collettività, risorsa fondamentale del Paese, e per questo raccolgono ogni occasione per ricordare quelli che di noi si sono distinti, e lo faremo con una manifestazione che ho anticipato al sindaco che mi ha promesso ospitalità, che si terrà a dicembre, dove ricorderemo non solo Enrico Dalfino ma anche tanti altri avvocati. E consentitemi di ringraziare Jasmine, perché quella frase che lei ha saputo mettere sulla pietra, e questo è importante, una frase detta da Enrico, sono persone abbisognevoli di aiuto, di accoglienza, e Bari, come diceva giustamente Antonio, si è distinta in quella occasione, ma ha continuato a distinguersi verso, credo, il metodo migliore, che è quello dell'accoglienza e dell'integrazione, perché si parla tanto di integrazione, ma se le persone non si accolgono non si possono integrare, se si rifiutano alla fonte, all'ingresso, non vedo chi poi debba essere integrato. Bari ha dimostrato e continua a farlo, anche grazie alla meritevolissima opera dell'amministrazione, a dimostrare di essere una città mediterranea, una città con le porte aperte, e noi siamo orgogliosi di partecipare insieme all'amministrazione, come avvocati, come istituzione forense, a questo messaggio che va lanciato a tutti e pare sia stato raccolto quel giorno. Grazie.